È stato un festival di Cannes costruito in modo molto saggio, molto equilibrato, dove c'erano autori già consolidati, vecchi maestri in grado di fare sempre film, magari poco innovativi sul piano linguistico, ma sempre di alta qualità, come il film di Ken Loach sulla ribellione irlandese, come il film di Mike Leigh sul pittore Turner, dove c'erano giovani promesse, come tra l'altro la nostra Alice Rohrwacher, che ha vinto anche il Gran Premio della giuria, o come registi che sono già ben noti ed affermati, che però sono in attesa della consacrazione di una Palma d'Oro. Tra questi c'era per esempio Cronenberg, il cui film è già uscito anche in Italia, e c'era appunto il turco Nuri Bilge Ceylan, che è quello che ha vinto la Palma d'Oro con un film che è assolutamente bello, assolutamente dignitosissimo, però e uscirà in Italia, ma bisogna avvertire che è un film molto parlato che dura 3 ore e 20. Detto questo del festival in generale, io il mio personale palmarès, ovviamente, dove al primo posto metto The Homesman di Tommy Lee Jones, che è un western, anche se Tommy Lee Jones nega che lo sia, però è un western molto classico e molto amaro, e che, come tutti i grandi western, ci parla della storia americana, delle persone che sono impazzite, che sono morte, che sono sparite nel nulla nella costruzione dell'America, e però al tempo stesso ci parla della vita, della morte degli esseri umani. È uno degli ultimi grandi film realizzati nello stile e nella tradizione del cinema americano classico. Molto bello è anche il film dei fratelli Dardenne, 2 giorni e 1 notte, che è un film di forte impianto sociale, dove una operaia va a contattare i suoi 16 colleghi per convincerli a rinunciare a un bonus di 1000 euro per poter evitare il proprio licenziamento, e che è un film sulla solitudine in cui si trova il lavoratore nella società di oggi, ma dove soprattutto i Dardenne prosciugano sempre più, rendono sempre più essenziale il loro stile, ed è quindi un film di grande maturità e di grande intensità, anche emotiva. E il terzo film che volevo segnalare del concorso è Mon Ami di Xavier Dolan, che è un regista canadese di appena 25 anni. È un film traboccante di idee, di inventiva, di estro, forse un po' troppo a fuochi d'artificio, magari un po' superficiali, che lasciano sospetti di essere un po' superficiali, ma a 25 anni avere questa padronanza, questa inventiva, è veramente straordinario. Questi per me sono i 3 film del mio podio personale. Volevo aggiungere qualcosa di curiosità tra le tante sezioni laterali che c'erano al festival, e io ricorderei Cold in July, perché al festival di quest'anno, oltre che molti film d'autore e di ricerca, c'erano film anche abbastanza ostici, impegnativi ed importanti, come quello per esempio di Lisandro Alonso, però c'erano anche molti film di genere, polizieschi, 3 western, horror, e tra i polizieschi citerei Cold in July, con un Don Johnson strepitoso nella parte di un detective privato, film che speriamo esca in Italia, perché bisogna dire che dal Festival di Cannes spesso buoni film per il grande pubblico che si vedono non vengono distribuiti in Italia, e magari si preferiscono film da sé molto piccoli, che costa molto poco importarli, e che poi però vengono visti da 10-15 spettatori in sala.